Ho dormito, non ho avuto assolutamente freddo, sono le 7:15 e adesso farò una breve colazione e si riparte e si riprende il cammino. Cara Pilar, queste urlano, parlano, sono una a fianco all'altro, urlano, sono sorde, vuol dire che hanno problemi all'udito. Cioè, si è fatto tardissimo perché io non trovo più i miei occhiali, che sono andato a finire in mezzo alla sabbia, quindi vai, tira fuori tutto, guarda, riguarda, a destra manca. Adesso il ragazzo che ho conosciuto ieri è andato alla fonte per prendere l'acqua e vedere se c'erano gli occhiali, ma io per fortuna li ho trovati, me lo sentivo che erano in mezzo alla sabbia perché sono un demente. Oh, adesso sono già quasi le 9:30. È tardissimo, io volevo partire prestissimo, invece vabbè. Acqua ce n'ho di nuovo tantissima, che non so. Voilà. Buongiorno. Allora, non si legge niente. Non si capisce. C'è un 8.3 che dovrebbe essere sicuramente la fine della tappa 7. C'era una con la mountain bike. Andiamo. Allora, questa tappa sicuramente è meno faticosa della tappa numero 6. La 6 mi sa che è la tappa più faticosa del cammino. Si sta scendendo, poi ovviamente si risale, come sempre. C'è un'acqua pazzesca, incredibile. E laggiù c'è tutta la cosa che ho fatto, lì si vede il faro dove sono stato 2 giorni. Piacevole, quindi la tappa 7 è abbastanza piacevole e molto all'ombra, tantissima all'ombra, fanno mountain bike come si è visto, quindi comunque il tragitto è abbastanza semplice, non faticoso come quello di ieri, al momento, poi si vedrà. Certo è che con questa terra rossa, adesso non so se dal video si vede bene che la terra sia rossa, non sembra nemmeno di essere in un paese europeo, ma bensì in Africa. Di Trancatta, adesso qua mi fermo un po', mi faccio un bagno. Qui a fianco ho trovato Javier, il ragazzo che ho conosciuto ieri, che ha dormito nella stessa spiaggia di stanotte. Poi ho detto: tu vai, non mi aspettare perché io sono un po' lento, e l'ho incontrato qui. Adesso non so dov'è, se non farsi il bagno, e adesso ci facciamo un bel bagno per poi riprendere il cammino fino a Cala Morella.
Così qui termina la tappa numero 7 e tra pochissimo inizierò la tappa numero 8 fino a Cala Morella.